Guarda, io dico che le elezioni si vincono con i voti e col consenso e con le idee e con le proposte. Io credo che in questo momento la Lega abbia dimostrato di avere i voti, di avere il consenso. Dalle elezioni europee di un anno fa ad oggi le cose sono costantemente migliorate e soprattutto abbiamo dimostrato di avere un progetto politico alternativo, credibile e praticabile. Oggi la grande responsabilità nostra è proprio quella di Fagli mettere sui il titolo temi, sulle sempre. proposte, sui contenuti, presentare un programma e disegnare un futuro diverso e migliore rispetto a quello che ci sta presentando il governo di sinistra e il governo Renzi. Io ho ascoltato attentamente le parole del sottosegretario Faraone, che credo che siano la cartina al tornasole del motivo per cui la sinistra ha perso e continuerà a perdere. Sono le parole di un fallimento annunciato. Vedete, un governo e un paese non può essere governato con gli annunci, con le promesse, con i tweet. Questo è quanto ha fatto Renzi in questo anno e mezzo. Oggi è il giorno in cui in Italia si pagano 12 miliardi di tasse. Siamo nella situazione paradossale per cui ai cittadini italiani viene chiesto di pagare costantemente le tasse sulla casa. E dall'altro lato noi stiamo offrendo ospitalità in alberghi a 4 stelle con piscina aria condizionata agli immigrati. Il problema è il fenomeno dell'immigrazione, del contrasto all'immigrazione clandestina e della gestione dell'immigrazione regolare, deve essere gestito e non subito. La differenza tra la gestione Maroni e la gestione Alfano Renzi è che Maroni quel fenomeno, in un momento difficile, in un momento complicato, l'ha gestito. Nel 2010 voglio ricordare che gli sbarchi sono stati sostanzialmente azzerati. In Italia sbarcarono 4.000 persone e nel Mediterraneo morirono 20 persone. Oggi quel fenomeno non solo non è gestito, ma è lasciato totalmente allo sbando. E emerge che cosa? Emerge che il centrodestra, quando ha amministrato e quando ha governato il paese dal 2001 al 2006 e dal 2008 al 2011, si è posto il problema di come gestire e di dare una linea politica di indirizzo per gestire l'immigrazione. La legge Bossi-Fini. La legge Bossi-Fini è del 2002. La sinistra la critica e la contesta, però in questi 14 anni non ha mai avuto il coraggio di cambiarla. E non ha mai avuto il coraggio di cambiarla semplicemente perché la sinistra conferma di essere allergica alle politiche di gestione dell'immigrazione. Non può essere gestita solo con l'accoglienza pelosa, buonista, filo-immigrazionista. Se tutti i paesi europei difendono confini e frontiere, nell'interesse nazionale, cioè difendendo gli interessi nazionali, e il nostro è l'unico paese che anziché difendere il confine naturale a sud, che è il Mediterraneo, e il confine terrestre a est, che è un confine di ingresso nel nostro paese, se anziché utilizzare le navi della Marina Militare o le navi della Guardia Costiera per impedire che i barconi carichi di clandestini, e lo ripeto, di clandestini, perché chi scappa dalla guerra e dalla persecuzione va accolto ed è meno del 10%, tutti gli altri vanno respinti. Se le navi della Marina Militare, anziché utilizzarli, ripeto, per difendere i confini, vengono utilizzati come taxi e come traghetti, come è successo con l'operazione Mare Nostrum e come sta succedendo esattamente oggi con l'operazione Triton, perché più navi nel Mediterraneo significa più partenze e più morti. Finché non si capisce che questa emergenza globale complessiva, delicata e preoccupante, non deve essere gestita in modo esattamente e diametralmente opposto da come la si sta gestendo, la sinistra continuerà a perdere e la Lega potrà rappresentare l'unica alternativa seria Però e mi scusi credibile. Molteni, c'è anche una responsabilità, lo sottolineava bene Faraone, cioè al di là di quelle che dal suo punto di vista sono le mancanze, diciamo così, del governo, c'è una responsabilità però dell'Europa molto forte, molto grande, insomma se ne sta lavando le mani, diciamocelo. Ma assolutamente sì, ma la responsabilità diventa doppia e c'è una responsabilità nazionale, esattamente nel momento in cui si pensa che l'Europa sia la soluzione al problema. Purtroppo l'Europa non è la soluzione al problema o ha dimostrato di non essere la soluzione al problema. L'Europa ha dimostrato di essere il problema. Guardate che sono mesi che Alfano, Pinotti, Gentiloni, Mogherini stanno andando in giro per le cancellerie europee a prendere schiaffi e schiaffoni a destra e a manca. Io mi ricordo qualche mese fa il ministro Alfano in giro per le cancellerie europee.
in Europa e di ritorno a casa annunciando grandi successi, grandi disponibilità. Lo stiamo vedendo in questi giorni, dove tutti i paesi stanno facendo esattamente quello che dovrebbe fare il nostro paese, cioè di fronte ad un'emergenza incontrollata, non di profughi, ma di clandestini, si difendono i propri confini e i propri territori. Qui è il fallimento, è il doppio fallimento, sono due facce dello stesso fallimento, il fallimento dell'Europa. In Europa non c'è un diritto comune d'asilo, non c'è una politica comune sull'immigrazione, sì. Non c'è una politica comune sulla sicurezza, non c'è una politica comune sulla difesa delle frontiere, non c'è una politica comune sul terrorismo. Allora, se l'Europa non agisce, serve una politica nazionale seria. Chiarissimo. Cosa che manca oggi nel nostro paese. Noi faremmo esattamente il contrario, noi stiamo preparando una piattaforma politica esattamente alternativa a Renzi e alla sinistra, anche sul tema della sicurezza. Scusate, e poi chiudo, ma vi sembra normale un paese dove un capotreno non può svolgere tranquillamente il proprio lavoro dopo le 9:30 di sera? Ma vi sembra normale un paese dove ci sono immigrati clandestini che girano con maceti, picconi e roncole, diffondendo paura e terrore nei confronti dei cittadini? Guardate che non siamo noi imprenditori della paura, c'è una paura implicita e esplicita da parte dei cittadini a cui questo governo non dà risposte. Io dico e noi diciamo, questo paese negli ultimi tre anni, questo governo negli ultimi tre anni ha speso quasi 3 miliardi di euro per l'accoglienza, 500 milioni nel 2013, 630 milioni nel 2014, arriviamo a spendere 1 miliardo di euro per l'accoglienza in hotel agli immigrati. Quei 3 miliardi di euro non possiamo magari spenderli un po' per la sicurezza dei nostri cittadini? Sì. Nel 2014 i furti nelle abitazioni sono stati 250.000, il 63% dei furti nelle abitazioni sono stati commessi da stranieri, le forze dell'ordine sono in sottorganico di 45.000 unità, 18.000 poliziotti in meno tra le forze dell'ordine. Questo è un paese che ha bisogno di più sicurezza, che ha bisogno di certezza della pena, dove chi sbaglia paga.